Nuovo sit-in di protesta promosso dalle segreterie provinciali FIM-CISL, FIOM-CGL, WILM-WIL in riferimento alla vicenda della Diba Metalli SRL di Giulianova, azienda che si occupa di recupero e smaltimento di materiali ferrosi, di recente sottoposta a vicende giudiziarie. Con la manifestazione di oggi sotto la prefettura a Teramo, i sindacati e una delegazione dei lavoratori sono tornati a rappresentare la grave situazione che stanno vivendo i 34 lavoratori dell'azienda giuliese, che oramai da giugno sono senza stipendio e senza ammortizzatori sociali. Appunto, la situazione della Diba Metalli comunque è quella che conoscevamo, ferma e sequestrata a giugno del 2021, nominato un commissario da parte della magistratura. Qui faccio un appello e un punto: noi siamo fiduciosi verso la magistratura, non abbiamo, anzi sempre rispettosi verso la magistratura, ma stiamo notando che quest'ultima non ha avuto rispetto verso le parti sociali, perché nonostante abbiamo scritto più volte al commissario nominato e anche al giudice delegato, non abbiamo avuto risposte di incontri. Ricordiamo che questi lavoratori sono a 3 mesi di mensilità mancate e non sanno che fine faranno con la Diba Metalli, l'ennesima azienda sana sul territorio che, a prescindere dalla vicenda dove giustamente la magistratura deve indagare, ma non possono pagare le conseguenze 34 lavoratori che sono allo stallo. Tra l'altro alcuni di essi sono stati minacciati anche dalle banche per il ritiro della macchina, hanno acquistato la macchina a rate, non possono pagare nemmeno le rate della macchina. Quindi oggi abbiamo denunciato al prefetto questa situazione grave, di accelerare un incontro immediato con il commissario giudiziale nominato dalla curatela, dal giudice, affinché si faccia un incontro e vengano saldate queste mensilità, perché ricordiamo che le mensilità sono a capo dell'azienda, perché è la stessa azienda che ha messo in libertà i lavoratori, non sono stati loro che si sono messi in libertà da soli. Quindi trovare una celere soluzione e capire se questa azienda ha le possibilità per ripartire. Il prefetto ci ha dato l'ok, ha capito la situazione, come sempre, che perché purtroppo molto spesso siamo in prefettura, che lo è altre vertenze del Teramano. Ecco, ripeto, non vogliamo aggiungere anche la Diba Metalli. Ci aspettiamo che entro la settimana prossima ci sia questo tavolo per definire il tutto.